I padroni di casa sono ancora imbattuti, 2 vittorie e 1 pareggio nelle prime 3 gare. Gli ospiti sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e sono il secondo peggior attacco del girone. Buongiorno da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti al Centro Sportivo Taliercio di Venezia per Venezia Spal, 4ª giornata del campionato Under 15. Vedete già in grafica la formazione dei padroni di casa. 4 volti nuovi rispetto al pareggio contro il Brescia. Giacometti in porta, Canziane Vecchiato a centrocampo, Durak in attacco. Rispondono gli ospiti con altrettante novità rispetto alla sconfitta contro il Milan. Maran tra i pali, Morelli in difesa, Toni e Colpo nel reparto offensivo. Garzetta in palleggio, va all'indietro ma passa il pallone a Palasgo, che per fortuna della Spal se l'allunga. Marani in appoggio, ridà il pallone al Venezia, Vecchiato può approfittarne e passa la palla al portiere. Festival degli errori. Trio a spazio per avanzare, palla al piede, largo a destra c'è Toni, lo vede e lo serve Lotto. Alza la testa, crossa in mezzo per Odendo, che arriva coi tempi giusti ma spara in cielo. 6 maglie del Venezia in area di rigore. Parte la traiettoria in mezzo, Vendraminetto stacca e mette in porta, 3° gol consecutivo di Vendraminetto, 1-0 Venezia. Arriva il fischio dell'arbitro e allora si ricomincia con Venezia Spal. Pivato, manca il controllo, Casillo, subito chance per la Spal, il numero 16 probabilmente ancora freddo, sbaglia il passaggio, ma qui il Venezia ha rischiato grosso. Santella nel frattempo come un treno anticipa Vendraminetto, entra in area, calcia col sinistro e trova l'1-1. La Spal perdona la prima volta, la seconda no, pareggio. Pallone appoggiato per Milazzo, scatta subito Straforini e Milazzo lo lancia nello spazio. Può andare all'1 contro 1 il 15, che è fresco, vediamo cosa inventa. Si sposta il pallone, poi rientra, calcia a giro! Ecco cosa inventa, un gol bellissimo, pareggio e sorpasso in 2 minuti. Casillo stoppa e imbuca per Milazzo, occhio che Giacomelli addirittura sulla 3/4, Milazzo col pallonetto, 3-1 della Spal da 35 metri, gol di Milazzo. Maiorano in profondità per Durak, che sterza, scivola, mantiene il possesso della palla, tocco morbido ancora per Maiorano, che non riesce a indirizzare verso la porta e l'arbitro dice che non c'è più tempo. La Spal batte il Venezia e trova la prima vittoria del campionato.